Almanacco Azzurro. Maradona e Medie Pelé ci hanno fatto mazza tanta dalla vera. Eccoci con un nuovo appuntamento di Almanacco Azzurro. Caro Federico, cosa bolle in pentola? Allora, per Almanacco Azzurro ci sono pochi paralleli. Voi ricordate, cari amici, che in questa rubrica cerchiamo sempre di evidenziare giocatori che hanno giocato nelle rispettive squadre per fare un confronto. Il Frasinone viene sempre da campionati disputati nelle serie inferiori, si trova a essere il primo anno nel bacino di utenza della Serie A. Comunque, anche se retrocede, ha ben figurato nell'ambiente della Serie A, anche perché è la terza squadra del Lazio dopo Roma e Lazio, appunto. C'è da fare comunque una considerazione: nel Frosinone c'è un allenatore che praticamente è stata una punta del Napoli, del Napoli un po' sfortunata, per quei pochi che perché non lo ricordano, ha avuto parecchi infortuni. Stiamo parlando di Stellone. Okay, Stellone comunque è stato un grande giocatore, nel senso che è stato sempre presente, rovinato da una serie di infortuni. Molto sfortunato, non ha potuto, diciamo, avere grandi presenze nelle due stagioni del Napoli, però comunque il suo ricordo è rimasto comunque indelebile e ben voluto dalla tifoseria. Una nota a margine da dire sul fatto che il Frosinone, per arrivare in Serie A, si è fatto le ossa da solo, cioè ha una capacità di scouting alla grande, predisposta come bacini di utenza nelle squadre, diciamo, coordinati nelle squadre inferiori da Angelo Razzi. Ricordate Angelo Razzi, che ha giocato nel Palermo, del Catanzaro, e diciamo è il tutor scouting per quanto riguarda l'area frosinate. Dobbiamo fare un parallelo, no, per quanto riguarda le punte. Mentre il Napoli ha Higuain, Insigne e Caleon, nel Frosinone noi troviamo Daniele Ciofani, che esatto, è la punta di diamanti, l'Higuain del Frosinate, perché esatto, ha giocato 2-3 campionati nella squadra frosinate, e poi è spalleggiato da Federico Dionisi, sì, e porta anche il mio nome, quindi dovrebbe essere per già meritevole, un grande solo per questo, e noi lo ringraziamo. Certo. Poi alla sua sinistra nel trio d'attacco c'è, se non erro, un austriaco, Kragl, sì, giusto, esattamente, che forma il trio d'attacco della squadra di Stellone. La squadra Stellone fa giocare le sue squadre a 4-3-3, esatto, ha un gioco molto arioso, e purtroppo nei momenti topici è venuto meno, perché comunque la squadra ha risposto con dei risultati anche fuori casa. Esatto, e va ricordato anche che comunque la difesa è collaborato, quindi chiaramente la difesa è collaborato, perché in ogni caso sono elementi chiaramente non abituati alla Serie A. Ecco. Parliamo di Pavlović Blanchard, che stava chiaramente, forse è stato acquistato dal Bologna, adesso non mi sovviene, russo, Rosi, ex praticamente Parma. Ecco. Cioè, forse qua ha toppato un attimino Stellone, però comunque il nell'ultima ha giocato anche con due difensori adattati, quindi non erano neanche difensori non, quindi ufficiali, diciamo. Per quel bacino economico che ha potuto sfruttare bene gli acquisti di Serie A, chiaramente sconta un attimino la precarietà della zona difensiva. Però Stellone ha avuto una grande visibilità, a quanto pare lui è uno degli allenatori papabili per le squadre, anche alcune squadre di A, di cui non facciamo il nome, ma anche e soprattutto di squadre di B che hanno volontà di rimanere, di puntare alla Serie A. Voci di popolo davano per certo la conferma di Stellone al Frosinone nel caso la squadra frosinate rimaneva in Serie A. Pare invece che c'è questa decisione di ambedue le parti di rispettare la volontà di Stellone di accasarsi a una squadra
in Serie A, perché ricordiamo che anche se retrocedono le squadre non è colpa degli allenatori, non come sempre. Si pensa, perché noi abbiamo visto anche Conte nei suoi primi anni quando stava all'Atalanta, l'Atalanta è retrocessa. Lui fu comunque sollevato. E anche Prandelli, diciamo, non è stato all'inizio della sua, diciamo, esperienza nell'Atalanta, non ebbe grandi risultati. Quindi diciamo, quindi è una questione bisogna soltanto aspettare di uomini abbinati al gioco, ecco, e anche alla filosofia del club e del e non solo, ecco. È chiaro, quindi volevo soltanto dare una nota di merito per quanto riguarda i giocatori Frosinante. Ognuno ha il suo emblema, il Frosinone ha il suo emblema nel portiere Zappino, che storico portiere. Uno stoico portiere che si è fatto tutto ammenitato dalla Serie D fino ad arrivare in Serie A, e questo è un grande riconoscimento che soltanto alcune squadre hanno. Esatto. E quindi Zappino è stato confermato tra virgolette, perché risulta essere il terzo portiere, in questo caso verrà schierato come riconoscenza per la missione silenziosa come terzo portiere stoico, che silenziosamente ha fatto da accompagnatore. Esattamente, così anche come perché poi gli altri due portieri si sono fatti male. Gli altri due portieri si sono fatto, ma non lo volevo dire, e adesso si è saputo in tutta Italia. Scherziamo sempre. Certo. E volevo fare un parallelo, dare anche una nota di merito. Noi parliamo del Frosinone, ma anche nel Sassuolo c'è Pomini che ha fatto la stessa trafila di Zappino. Esatto. Cioè la società, sia Sassuolo che Frosinone, hanno dato il merito a giocatori che hanno vestito la loro maglia con grande onore e soprattutto facendo il gioco di squadra in panchina. Esattamente. E per la rubrica Almanacco Azzurro mi pare che abbiamo detto tutto e di più di tutto.